Oggi è una giornata speciale e iniziamo proprio con una frase invocando la pace su Gerusalemme, con Shalom Shalom Yerushalayim, la pace sia su Gerusalemme, quella pace che il Signore desidera. E oggi siamo insieme con Silvia Baldi, Cucchiara e suo marito. Silvia è una nostra amica, è conosciuta un po' in tutta Italia perché non solo ama Israele ma ha una grande conoscenza di Israele e un grande equilibrio. Israele. Qui oggi sicuramente usciremo benedetti da lei, da quello che ci vorrà dire. E oggi proprio ricordiamo il popolo di Dio che è così odiato in questo momento. Tutti lo accusano, tutti sono contro, tutti stanno andando contro, ma questi sono i momenti in cui il Signore tornerà. Ma noi credenti è stato chiesto, ci viene chiesto di amare Israele, perché dice chiaramente la parola: benedirò coloro che vi benediranno e maledirò coloro che vi malediranno. Questa chiesa vuole essere benedetta, per cui questa comunità vuole benedire Israele, e attraverso Israele noi benediciamo tutti i popoli della terra senza dimenticarne nessuno, tutti i popoli della terra. Alleluia. Perché dice chiaramente la parola: saranno benedette tutte le famiglie, addirittura le famiglie della terra, per cui nessuno che non è ebreo o non è italiano si senta al di fuori di questo, di questa benedizione, perché con queste benedizioni benediciamo tutte le famiglie della terra. E io voglio cominciare, prima di alzarci per poi sentire l'inno di Israele, poi lo canteremo anche noi tradotto, non è Prendi la mia vita, quella è una canzone che si cantava così nei gruppi, ma è la traduzione delle parole. Voglio leggere Isaia 60, che dice questo: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Amen. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno, tutti si radunano e vengono da te, i tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccia. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te e la ricchezza delle nazioni verrà a te. Una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari di Madina e di Efa, quelli di Seba verranno tutti portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Tutte le gredi di Kedar si aduneranno presso di te, i montoni di Maiot saranno al tuo servizio, saliranno sul mio altare come offerta gradita e io onorerò la mia casa gloriosa. Questo è quello che, poi c'è tanto altro, ma noi ci fermiamo qua. La gloria del Signore è comunque su Israele, la gloria del Signore è comunque su Gerusalemme. Gerusalemme è la città che il Signore ha scelto, non ha scelto Roma, ha scelto Gerusalemme. Perché? Glielo chiederemo un giorno che saremo in cielo. E lui ci darà la risposta. Io la risposta non so darvela, ma ve la potrà dare il Signore. Ora chiediamo al Signore che sia veramente una giornata di grandi benedizioni. Noi riceveremo grandi benedizioni oggi, benedicendo Israele. Benedirò coloro che vi benediranno, maledirò coloro che vi malediranno. Maledire vuol dire anche dire male, l'abbiamo detto tante volte. Non c'è bisogno di dire una maledizione particolare. Parlare male di Israele è maledire. Qui stiamo attenti quando parliamo. Può anche non piacerci, può non piacerci forse la sua politica, può non piacerci, ma siccome piace al Signore, deve piacere a me. E siccome Dio lo ama, io non mi posso permettere nel modo più assoluto, se amo Dio, di non amare ciò che Dio ama. Perché, l'ho detto, glielo chiederemo un giorno, quando saremo su nel cielo. Per cui oggi vogliamo proprio pregare per la pace di Gerusalemme, come disse Silvia l'altra volta, dobbiamo allungare Shalom, Gerusalemme, sia la pace su Gerusalemme. Ci alziamo in piedi ora, ascoltiamo l'inno di Israele e poi lo cantiamo insieme. Thank you.
Alleluia, questa mattina siamo proprio chiamati a pregare per la pace di Gerusalemme. Questa mattina siamo davvero chiamati ad alzarci, a gioire con un cuore gioioso, perché Gerusalemme e Israele sono nelle mani del loro Dio, il Signore degli eserciti, il grande e potente Signore che lo ha scelto come suo popolo. E quindi questa mattina possiamo davvero dire: alzati e gioisci, alzati e sii allegro, alzati fratello con un cuore gioioso. Alleluia. Nagila hava, Nagila ben Yisrael, hava.
Alleluia. Il Salmo 21 recita: io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli è alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Le mani, Zion,
diciamo proprio: vieni Spirito Santo, riempici di te. È l'unico modo che abbiamo davvero per benedire Israele con potenza, è l'unico modo che abbiamo davvero per pregare con efficacia su questo popolo, è l'unico modo che abbiamo per mostrare il vero amore per Israele che il nostro Signore vuole da parte nostra. Spirito Santo, insegnaci ad amare questo popolo. Spirito Santo, insegnaci a pregare costantemente per questo popolo. Spirito Santo, insegnaci come non stare in silenzio, come parlare nel modo opportuno, non per forza né per potenza. Riempici di te questa mattina. Alleluia. Riempici di te, Signore. Benvenuto qui, pietà e grazia mostraci,
Jacob, Elohei Avram, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, El Israel, Adonai. Kol hakavod lecha, Abba. Kol hakavod lecha. Anachnu shayachim lecha, Abba. Anachnu, Yerusha shimcha. Siamo la tua eredità, apparteniamo a te. Grazie Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Grazie che abbiamo l'onore, il privilegio di chiamarti papà. A te tutta la gloria. A te tutta la gloria per tutto questo, Signore. A te tutta la gloria. Beshem Yeshua. A te tutta la gloria. Io sono di un commosso che non profondamente commossa, visibilmente commossa. Ci avete un fazzolettino? In maniera, direi quasi, non appropriata, nel senso che non si addice, no? A chi deve prendere parola di piangere come una fontana. Ma io mi sento a casa. E io veramente do Dio tutta la lode e la gloria, perché quello che succede qui non succede dappertutto. A me mi sembrava di essere, direi in Israele, ma mi sembrava di essere in cielo. Un'assemblea di gentili che non hanno nulla di ebreo, carnale, ma hanno il re dei re, il signore dei signori. Non c'è bisogno di essere, questa è la prova, non c'è bisogno di essere ebrei per amare il Dio di Israele e di riconoscere il Messia, Yeshua, il re dei giudei. Però tutto questo è una cosa meravigliosa e non è opera d'uomo, è opera di Dio. Ecco perché sono commossa. Perché solo Dio può fare una cosa del genere. E quindi a Dio tutta la gloria. Tutta la gloria, veramente. Lo Spirito Santo sta facendo quest'opera di restaurazione. Ma io veramente voglio onorare voi, fratelli, perché immagino la contentezza di Dio di vedere un'assemblea di gentili che canta in ebraico, che è stata in grado di fare tutta una lode, parlando con la lingua con cui lui ha dato la Torah, i suoi comandamenti, e che questa Torah è stata incarnata dal Messia, Yeshua. E voi avete così dato onore che mi sento veramente solo di ringraziarlo. E quindi veramente a Dio tutta la gloria. Siete benedetti di una benedizione meravigliosa. Io spero di essere, sono stordita perché sono stata, ieri ho fatto, lo dico proprio per la gloria di Dio, per la prima volta in oltre 20 anni di fede nel Messia Yeshua, ho onorato il Kippur, questo tempo prefissato dalla scrittura. Dio ci dice in questo giorno digiuna. E sapete, se qualcuno vi chiede del perché fate queste cose, perché dedicate una giornata intera a Gerusalemme? Perché benedite Israele? C'è solo una risposta da dare, perché Dio lo dice nella sua parola. E ieri veramente eravamo un piccolissimo gruppo. Come? Ah sì, scusate, no, per carità. Più vicino, mi sentite?
Ecco, come? Così, va bene? Ecco, ieri eravamo un piccolissimo gruppo, abbiamo fatto questo esperimento, prove tecniche. Abbiamo nel calendario biblico, poi ci ritorniamo nel calendario biblico, qualche cosa penso di potervi dire. Ieri era il 10 di Tishri. Due mercoledì fa, quindi il primo di Tishri, è iniziato l'anno biblico. Vi ricordate, abbiamo fatto l'ultima volta, abbiamo visto il calendario, la differenza tra il calendario civile nostro e il calendario biblico. E io per la prima volta ho cominciato a sintonizzarmi, un briciolino di più, ecco, pochino di più. Signore, in Levitico 30, 23, versetto 2, è scritto: da Ber el bnei Israel ve amart lehem muadei Adonai asher tikreu otam mikre kodesh elehem muadai. Quindi siamo in Levitico 23 al versetto 2, dice il Signore, va bene, ai figli di Israele, questi sono le mie solennità, le solennità del Signore, e comincia a dare una lista. Noi le chiamiamo solennità, in ebraico sono moadim, moed, sono degli appuntamenti. Non c'è obbligo, non c'è nessun obbligo, c'è il privilegio di essere dentro a un tempo scandito da Dio fin dalla Genesi. E in questi tempi, tra tutte queste tempi, che ci sono tanti tempi di gioia, c'è questo giorno che si chiama il giorno dell'espiazione, il giorno del digiuno. E pensate che all'inizio dell'anno, quindi, seguono 10 giorni. I 10 giorni chiamati Yamim Anoraim, 10 giorni di penitenza, che culminano in questo grande giorno di espiazione. Pensate che c'è una nazione sulla faccia della terra che ha istituito questo giorno. Una nazione di Israele, l'unica nazione annoverata tra tutte le nazioni che contiene nel suo nome il nome di Dio, Israel, l'unica nazione. Israel, il nome che Giacobbe ricevette: hai combattuto con Dio, ma hai vinto. E questa istituzione è un livellatore sociale straordinario. Pensate, una nazione che da ieri era sabato, va bene, non cade sempre di sabato, cade il 10 di Tishri. E quest'anno è caduto tra il venerdì e il sabato, il venerdì sera, perché i giorni iniziano al tramonto del sole, fino a ieri sera al tramonto. Pensate, una nazione intera che si ferma completamente. Non ci sono autobus, non ci sono, tutti i negozi sono chiusi, non si cucina, non si fa niente, tutto il giorno per il digiuno di espiazione. Digiunano dal capo di Stato, Beniamino Netanyahu, al gran rabbino di Gerusalemme, alla mamma, al babbo, all'infermiere, al dottore, al casalingo, tutti. Non è un obbligo, perché non siamo sotto Sharia in Israele. Quindi non c'è l'obbligo, c'è un'istituzione statale, una nazione che proclama, e poi sta a te sintonizzarti in questa frequenza d'onde oppure no. Ma la nazione ha preso un impegno davanti a Dio, la nazione ha preso un impegno davanti a Dio di fare un esame di coscienza. 10 giorni fanno esame di coscienza, in quel giorno è un esame di coscienza non solo personale, ma collettivo. Collettivo,
Collettivo vuol dire che si chiede perdono per i peccati del popolo. E c'è Yom Kippur, inizia con un vidui, una confessione di peccato, dove si comincia a chiedere perdono per le parole che sono state dette non mantenute, le promesse fatte non mantenute, le calunnie, le maledizioni e aver detto male di tizio, e si comincia a chiedere perdono proprio verbalmente, una richiesta di perdono collettiva. Poi ci si domanda come mai Israele viene benedetto. Vi immaginate se in Italia ci fosse l'istituzione di un giorno di espiazione? Come s'andrebbe? Secondo me s'andrebbe di corsa, si direbbe. A Firenze ci si va correndo. Sarebbe una... Cioè, immaginate da Renzi a giù tutti a farsi un esame di coscienza, obbligatoriamente. Se non tu lo fai, affare tuo, l'opportunità ti è stata data. E poi qualcuno ci dice che queste sono le leggi. Noi siamo sotto la grazia. Se Dio ha istituito questi tempi, li ha istituiti perché conosce il cuore dell'uomo e sa che noi abbiamo bisogno. Ora, in Cristo Gesù, noi abbiamo la grazia di essere lavati dal suo sangue costantemente. Tutto questo, cioè non abbiamo bisogno di fare sacrifici né animali né di altro genere, perché è il suo sangue che ci lava. Dal punto di vista legale, Yeshua ha compiuto tutto. Dal punto di vista legale, lui ha compiuto tutto. Ma se noi non ci ravvediamo, ciò che ha compiuto rimane su nei cieli e non viene portato sulla terra. Se non c'è il ravvedimento e la richiesta di perdono per mezzo del suo sangue, i peccati non vengono perdonati. Non è automatico. Lui ha fatto un sacrificio immenso, enorme, di un valore, di una portata non uguale. Non c'è un'altra opera sotto il cielo come quella compiuta dal Messia Yeshua. Ma se noi non la rendiamo attiva nelle nostre vite, facendo esame di coscienza e chiedendo perdono, se galoppano quelli che non credono in Cristo facendolo, noi dovremmo volare. Noi dovremmo volare. La Chiesa dovrebbe volare. E io credo questo, permettetemi che è la mia personale convinzione, la fede nel Messia non mi autorizza a prendere alla leggera il peccato, ma semmai mi responsabilizza ancora con maggior timore. Ancora con maggior timore. Ancora con maggiore, veramente, timore di Dio di investigare il mio cuore e di vedere, e lo vedo purtroppo tutti i giorni, che senza la sua grazia e il suo lavacro proprio costante non sarebbe possibile. Quindi la grazia del Signore non dovrebbe essere una licenza a non considerare certe cose, ma dovrebbe essere un incentivo di riconoscenza, di gratitudine maggiore per l'opera che lui ha compiuto per ciascuno di noi. La fede senza le opere è nulla, dice Giacomo. E questo è un livellatore, ecco, perché tutti possiamo mancare, anzi, dice Paolo che siamo tutti manchevoli in tante cose. Ecco, la possibilità di avere addirittura fissato nel calendario un giorno dove tutto il popolo è convocato per chiedere perdono e sapere che il perdono è già stato accordato.
Dio ci aspetta con un abbraccio di benedicente, con un abbraccio d'amore, perché in Lui veramente Lui ha fatto il sacrificio maggiore. In Lui abbiamo tutto. Allora quest'anno vedete che quella che è un'istituzione ormai di qualche anno, credo dal 2009, cioè l'istituzione di questa giornata di preghiera per la pace di Gerusalemme, che cade ogni anno la prima domenica di ottobre. E sempre più paesi da tutto il mondo sono uniti in questa motivazione, in questo obiettivo, pregare per la pace di Gerusalemme. E quest'anno l'appello era ancora più forte e più sentito, perché le chiese gentili erano onorate. Io ho letto alcune lettere, ecco, di appello promosse proprio da chi ha promulgato e fondato questa giornata di preghiera. La giornata quest'anno si incastra dietro lo Yom Kippur, quindi c'è questo giorno di espiazione, e guardate questo bel fiore gentile, la preghiera di pace per Gerusalemme. E in questo senso i due popoli si uniscono in un appello solo, l'appello alla misericordia di Dio, perché la misericordia, come dice in Giacomo, trionfa sul giudizio e trionfa per tutti. Tutti hanno peccato, e tutti, però Signore ha voluto veramente redimere con una potenza di grazia infinita. E quest'anno queste due giornate, Yom Kippur e Shalom Shalom Yerushalayim, pregate per la pace di Gerusalemme, sono unite insieme da un unico spirito e da un'unica volontà, quella dell'amore di Dio su tutti i popoli e le nazioni. E c'è un vento che soffia da nord a sud, da est a ovest, ed è un vento che si chiama di restaurazione. La restaurazione di tutte le cose. Sapete qual è l'obiettivo di Dio sulle nostre vite? In Romani 8 è scritto qual è l'obiettivo sulle nostre vite. Prendiamolo. Dal versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. L'obiettivo che Dio ha sulla vita di ciascuno di noi: siamo stati predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio. Meraviglioso, siamo tutti, ciascuno di noi, predestinati ad essere conformati all'immagine del suo figlio. Questo vuol dire che Dio aveva un progetto sulla nostra vita, sulla vita dell'uomo. Purtroppo questo progetto è stato deviato, ma Dio ha trovato la soluzione, questo lo sapete meglio di me. E nella soluzione, che è il Messia Yeshua, Dio deve fare un'opera di restaurazione. Deve restaurarci e riportarci a quell'immagine iniziale.
Siete d'accordo? Per riportarci all'immagine iniziale, fa un lavoro. Riconoscere che non siamo noi generati, che non siamo noi la Chiesa gentile, la Chiesa che ha capito tutto, ma che siamo innestati in un albero molto più antico di noi. Gesù dice: la salvezza viene dai giudei. Gesù avrebbe potuto dire, Gesù, la salvezza viene da me? Chi più di lui l'avrebbe potuto dire? Perché la salvezza viene dal nome di Yeshua, la salvezza viene da lui. Ma lui non lo ha detto su di sé, perché si è riconosciuto parte di un disegno divino cominciato molto tempo prima. E in questo disegno di salvezza, lui, che è il centro, il fiore più bello, la perla delle perle, il tesoro di gran valore, non è venuto per fare qualcosa di diverso, per annullare i sentieri antichi tracciati, per abolire una parola che era stata data molto tempo prima, o per dire la giusto, non è stata detta bene. La parola di Dio è giusta, santa, meravigliosa, perfetta. Semmai sono gli uomini che nel loro fare noi sbagliamo e quindi cambiamo lo standard, diciamo altre cose, l'aggiustiamo, ma non è la parola di Dio. Ecco, Yeshua, venendo sulla terra, è venuto a dire non solo tutto quello che è stato detto nei sentieri antichi, dice Geremia, tornate ai sentieri antichi, non solo tutto quello che è stato dato è santo, perfetto, meraviglioso e pieno di grazia, ma io, dice Yeshua, con la mia vita lo incarno perfettamente. Lo incarno perfettamente. Yeshua è venuto ad adempiere, non è venuto ad abolire, non è venuto ad annullare e tantomeno non è venuto a dire che quello che il Padre aveva detto era sbagliato, ma a metterlo sulle priorità giuste e a far la differenza tra parola incarnata e religiosità. Allora, cos'è successo? Cos'è successo? E io ritorno lì oggi. Cos'è successo che ha portato tanta differenza, tanta discrepanza? Come mai ci sono fratelli che sono fratelli? È inutile, sono fratelli, che dicono che se fossero partecipi a un'assemblea come oggi, giudicherebbero il vostro cuore, dicendo che non bisogna fare così, non bisogna, bisogna stare attenti. 2000 anni si maledice Israele, se per la gloria di Dio sorgono, per la gloria di Dio, assemblee che cominciano a benedire, bisogna stare attenti. A che bisogna stare attenti? A cosa bisogna stare attenti? Eppure sono fratelli, come mai c'è tanta discrepanza? Allora, siccome Dio è un Dio di misericordia, non è un Dio di giudizio, anche noi bisogna cercare di capire che cosa è successo. Intanto andiamo all'Epistola ai Romani. L'Epistola ai Romani contiene il trattato teologico più importante del Nuovo Testamento riguardo a Israele. L'Epistola ai Romani sono 16 capitoli. 16. Il centro dell'Epistola, 9, 10, 11, il trattato più importante teologico del Nuovo Testamento su Israele.
l'epistola ai Romani, siamo noi, In questa straordinaria epistola Paolo dice delle cose. Guardate che se leggete i commentari, ci sono delle cose che lasciano perplessi. Qualcuno dice che questi tre capitoli sono scappati dalla mano di Paolo. Paolo si è un po' lasciato andare. In realtà non fanno parte dell'epistola, sarebbero come si possono addirittura togliere ed estrapolare. Anzi, qualcuno direbbe meglio che li togliamo, arriviamo all'8 e riprendiamo al 12, facciamo così, questi li togliamo, sì, ho capito. Qui, se ci si mette mano a noi, c'è una teologia che sostiene che questi tre capitoli in realtà non fanno parte proprio di tutta l'epistola. Sono scappati di mano dalla penna di Paolo e si potrebbero togliere e l'epistola si capirebbe perfettamente, anzi meglio. È proprio il metodo con cui si approccia la scrittura che mi fa stare un po' in pensiero, o crediamo che questa sia parola di Dio tutta o se no ci facciamo quello che ci pare. Invece non andiamo al 9, 10, 11. Andiamo al capitolo 1. Capitolo 1, versetto 1, versetto 2. Andiamo lì. Ora ci arrivo. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva in passato promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide, secondo la carne, dichiarato figlio di Dio in potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la resurrezione dai morti. Gesù Cristo, nostro Signore. Allora Paolo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, in base a che cosa? In base a che cosa questo Evangelo di Dio? In base alle promesse che Dio aveva fatto per mezzo dei profeti, dove? Dove? Nelle sante scritture. Quali? Quali? Quello che noi chiamiamo Antico Testamento. Peggio che mai Vecchio Testamento, perché Vecchio Testamento vuol dire la sciabatta di casa. Quindi Paolo, per dare credibilità alla sua azione evangelistica, non aveva altra possibilità per se stesso, per gli altri, non poteva avere nessun'altra credibilità, prima di tutto per sé. E poi come testimonianza per gli altri, di avere la certezza che tutto quello che Dio Padre aveva promesso nelle sante scritture, l'Evangelo, la Psorà, il nuovo patto, si era adempiuto nel Messia Yeshua. Siamo nel 56 dopo Cristo. L'era del mondo non ha conosciuto. Io insegno storia delle missioni e storia delle azioni e delle relazioni ebraico-cristiane. Non ha conosciuto in tutta la storia dell'umanità un'espansione evangelistica maggiore come quella dei primi 2-3 secoli dell'era cristiana.
Io non mi viene chiamarla cristiano, mi viene l'era dalla venuta del Messia Gesù, perché il cristianesimo è nato nel 313 dopo ed è stata un'altra storia. Andate a vedere i libri di storia, l'espansione evangelistica dalla Pentecoste, dalla discesa dello Spirito Santo fino ai primi tre secoli, non è mai stata così enorme come allora. Il Vangelo, la Psorà, cominciò a uscire da Gerusalemme alla Giudea, Galilea, Antiochia, Persia, fino ad arrivare in India, cominciato tutta l'Africa del nord, va bene, l'Africa mediterranea, e poi dopo in Occidente, Roma e via di seguito. Un'espansione evangelistica eccezionale, straordinaria. Come? Avevano il Nuovo Testamento? No, non avevano il Nuovo Testamento. Paolo, Epistola ai Tessalonicesi, è la più antica epistola di tutto il corpus del Nuovo Testamento ed è del 50 e rotti. Il Vangelo, va bene, di Giovanni è del 90 circa. Questi erano perle di documenti che circolavano tra le chiese, va bene, pochissime, che cominciarono, va bene, a essere canonizzati, va bene, in un processo che va dal primo al quarto secolo. Come evangelizzavano? Evangelizzavano con l'Antico Testamento, perché era certezza di veridicità. Se è scritto qui, io sono sicuro che posso andare fiera. Fiera nel senso sicura. I sentieri antichi, non c'è niente di nuovo. Attenzione ai venti nuovi. Attenzione ai venti nuovi. Ogni tanto arriva una nuova strategia, una nuova... Non voglio neanche dire, perché non voglio appesantirvi, di tutte le stranezze nuove. Io non sto dicendo niente di nuovo. Io l'unica cosa che voglio fare è semmai spolverare la polvere che è stata messa sulle perle vere e portarla fuori. Non ho nulla di nuovo da dirvi. Nulla, proprio nulla di nuovo. È 2000 anni che è lì scritto, anzi 5000. Figurati se arrivo io e dico le cose nuove. Dio me ne liberi di dire cose nuove. Cominciarono le traduzioni. Così la traduzione, la Vulgata, San Girolamo. Ma prima ancora, scusate, i 70. La traduzione dei 70 in greco. I rabbini che si mettono a tradurre dall'ebraico al greco per diffondere, loro erano inconsapevoli, non sapevano che non diffondevano soltanto la Torah, ma che diffondevano la venuta del Messia. Infatti tantissimo è stato evangelizzato con la traduzione greca dell'Antico Testamento. È stata una perla, è stato un tesoro meraviglioso. Moltissimi sono arrivati alla fede, tantissimi, grazie alla traduzione di questi rabbini inconsapevoli, non avevano nemmeno ricevuto la rivelazione del Messia, perché ancora doveva venire quando hanno tradotto loro. È una traduzione antecedente alla venuta del Messia. Quindi i 70. Poi San Girolamo traduce la Vulgata in latino. Prima ancora di San Girolamo, in Persia, la Peshitta. La Peshitta è la traduzione in siriaco dell'Antico Testamento. E sapete cosa ha portato? La conversione di popoli interi. La conversione di popoli interi. Lo sapete di già, ve l'ho già detto, una nazione intera, l'Armenia, che si converte al Signore Yeshua. Grazie a queste traduzioni. Ora, noi oggi, che per grazia di Dio
siamo maggiormente benedetti, perché oggi non abbiamo solo questo documento, abbiamo un documento che conferma tutto, abbiamo il Nuovo Testamento. Come mai non funzioniamo nella stessa maniera? Come mai non funzioniamo nella stessa maniera? Come mai? Io non vi do la risposta, vi faccio tutto un altro giro e vediamo se capiamo insieme. La risposta me la dovete dire voi alla fine, cioè se 2 più 2 fa 4 dovete rispondere voi. Cos'è successo? Che oggi noi, che siamo più benedetti, abbiamo perso di potenza? Cosa è successo? Siete convinti che noi siamo oggi più benedetti? In teoria, eh? Dovremmo essere molto più potenti. Siete convinti? Se abbiamo di più oggi, dovremmo essere di più di benedizione. E invece passiamo il tempo, oh quanto è bello e buono che i fratelli si divorino assieme. Pare che questo sia il divertimento più... Io non riparo, eh? Parlo della Toscana, non so, forse noi siamo una macchia nera, ma io riparo là. Quello esce fuori di là, quell'altro esce fuori di là. Fanno il giro delle sette chiese. Il giro delle sette chiese, lo sai cos'è? Uno quando ci si vede non ci si chiede più come stai. In quale chiesa vai in questo momento? Io vado qui, ah, ora sei in quella fase lì, vedrai tra un pochino tu esci, tu vai di là. Si fa il giro delle sette chiese. Per prurito d'udire, non lo so, ecco, ma non, io non voglio, guarda, io credo che il problema sia alle spalle, qui c'è qualcosa di più grosso, ma siccome la misericordia trionfa sul giudizio, il Signore sta facendo questo vento di restaurazione che dal nord al sud, dall'est all'ovest, si fa un po' così, oioi che ci fa fare ora, ma fai quello che ti pare, Signore, fai quello che ti pare, ma fallo. Fallo, perché non se ne può più. Allora bisogna tornare all'inizio, e bisogna tornare all'inizio storicamente. Cosa è successo? Allora, guardate, io vi do una mia lettura, non è la mia unica lettura, non è l'unica lettura al mondo, ma vi porto la mia lettura dei fatti di quello che è successo. A Pentecoste, in quel cenacolo meraviglioso, si riunirono 120 discepoli che tutto si aspettavano meno che lo Spirito Santo. Lo sapevate? No, perché ognuno pensa, loro erano lì, sì, Spirito Santo, sì, ora parliamo in lingue, sì, ora... non l'avevano mai visto, non sapevano cos'era, non se lo potevano neanche immaginare. Non se lo potevano lontanamente immaginare, guardate che cosa si aspettavano, invece, perché è chiaro. Loro non erano lì perché volevano lo Spirito Santo, loro erano lì perché Dio aveva comandato nella Torah che bisognava onorare determinati giorni andavano onorati. Tra questi giorni c'era il giorno di Shavuot. Quindi loro erano lì perché? Perché Dio aveva detto onora questo giorno. Prima di tutto erano lì perché Dio aveva detto loro di onorare questo giorno. Poi Dio ha sovrabbondato con la sua mano potente, ma non è stato l'opposto. Che loro sapevano che Dio gli doveva benedire ed erano lì perché Dio doveva dare lo Spirito. No, era proprio l'esatto opposto. Loro erano lì perché Dio nella sua parola ha detto in quel dato giorno riunitevi. E quando Dio vi dà un comando, io ve lo chiedo a voi, quando Dio vi dà un comando, quando Dio vi dice di onorare il matrimonio e di onorare la vostra consorte e il vostro consorte, cioè Dio ve lo dice perché è un bigotta? Perché è un bigotta e moralista religioso?
Oh! Dio ti dice di non desiderare la donna ad altri perché sa che il tuo bene massimo, la tua benedizione massima, passa dall'ubbidienza di questa cosa. Non è un limite. Oi oi, maremma buona, oggi, guarda, mi sarebbe piaciuto fare una giratina con Tizio, Caio e Sempronio. Da noi si dice maremma buona, non so come si dia a Modena, va bene. Quella maremma, gli facciamo fare di tutto, va bene. Però non è così. Dio ti dà un comando non per opprimerti, per gravarti, ma per benedirti, per farti fiorire. In un mondo che va alla rovescia, un mondo che va a rotoli, dove non si sa più chi si deve sposare, uomo, donna, noi portiamo la benedizione di Dio. Coppie che si amano col passare degli anni, che continuano con il lavacro del Signore Gesù a chiedersi perdono per le cose che, e a vedere l'amore di Dio che passa attraverso di loro, e le famiglie che crescono, che prosperano, non senza le difficoltà, ma nelle difficoltà vedere la grazia di Dio che ti sovviene, a cominciare da un'unione che va avanti. Ma vi sembra poco miracoloso? Attraverso la relazione marito e moglie passa la gloria di Dio. Il mondo va a rotoli, allo scatafascio, e noi invece abbiamo un modello da proporre. Perché Dio è opprimente? No, ma perché Dio ci benedice. E così loro erano lì perché Dio aveva detto un loro comando, e per loro il comando non era limitante, ma era una benedizione. Che poi noi possiamo far scadere la benedizione di Dio in un fallimento, questo è un problema umano. Se i matrimoni vanno a rotoli non è colpa di Dio, non è che ha sbagliato Dio a istituirli. Di conseguenza tutto il resto è una conseguenza. Se la religiosità prende il sopravvento sulla grazia, non è perché Dio ha detto così, è tutto per grazia. Quindi loro erano lì per grazia, osservavano il comando di Dio per grazia, e Dio benedì con loro. Guardate che cosa erano lì a fare. Al versetto capitolo 1, al versetto 4, no, al versetto 6. Qui c'è il Yeshua che si fa vedere, va bene, e al versetto 6 arrivano. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ah, scusatemi, il capitolo è 1 e il versetto è 6. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 6. Quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono. Lui già gli aveva detto: aspettate la promessa del Padre, ma loro non avevano capito un tubo. Ci credo. E fa: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Loro che erano stati traumatizzati dalla morte del Signore, non uno aveva capito, perché loro si aspettavano quello che era successo da 2000 anni a questa parte, che ogni volta Dio avrebbe onorato il popolo cacciando via i dominatori e riconsegnando la terra di Israele al suo popolo. Quindi loro si aspettavano questo da Gesù. Loro si aspettavano prima o poi il regno viene instaurato, e non era un regno ideale. Loro il regno, che l'instaurazione del regno venga il tuo regno, loro erano tutti a dire amen. Non perché si aspettavano un regno super spirituale, loro si aspettavano il regno sulla terra, i romani cacciati finalmente via. L'aveva fatto con i greci, l'aveva fatto con i babiloni, l'aveva sempre fatto Dio di Israele. Questa volta si servirà di Gesù. È il nostro Messia, il nostro Salvatore. Loro si aspettavano che il regno di Israele si sarebbe ristabilito. Muore il Signore.
il panico generale, crocifisso, l'offesa più grande che ci poteva essere secondo la loro mentalità. Il popolo viene disperso. Pietro rinnega il maestro. Non lo rinnega perché è ipocrita, lo rinnega perché non capisce proprio più niente. Pietro non capisce più niente e non lo riconosce più, è offeso. Tu non sei quello. Io mi sono fatta, io sono stato ingannato. Pietro ha pensato, io sono stato ingannato. Sono andata dietro a qualcosa che non era vero. Io non ero in mezzo a loro. Io non lo riconosco più quello. E tutto il popolo viene disperso. Solo le donne. Solo le donne. E Giovanni, Yohanan, il più giovane, rimane sotto. Però la misericordia di Dio è enorme. La misericordia di Dio è enorme, perché Dio conosce i suoi e sa che i piani di Dio non sono i nostri piani e che facciamo fatica a riconoscerli. Figuriamoci la svolta dell'umanità se poteva essere come ci pareva a noi. Quando Gesù dice andrò a Gerusalemme, Pietro gli dice ma non sia mai, ti ammazzano. E lui dice vade retro Satana. Cioè avevano in mente altre cose. Come noi oggi ci immaginiamo che il risveglio avvenga come pensiamo noi. Ma non sono i nostri pensieri, è il suo proponimento che si deve attuare. Pensando che il regno dovesse essere ristabilito in quel momento in Israele, per la grazia di Dio con le apparizioni del Signore, il popolo si ricompatta, i suoi discepoli si ricompattano. Vi ricordate, erano andati in Galilea, erano tornati tutti a pescare. Che delusione doveva essere, io non ci posso credere. Erano tornati tutti ai loro affari e a un certo punto Gesù si ripropone, non con il dito del giudizio, che razza di gente, ma con amore, non vi ho tradito, io vo nel cuore, vi capisco che fate fatica, ma io sono il re di Israele, io sono il vostro Messia, solo in me vi è la salvezza e non solo, vi deve arrivare un dono più grande, il dono del Consolatore. Ve lo manderò. Ritrovatevi, andatevi là per Pentecoste, raccoglietevi che vi manderò il Consolatore. E questi, ascolta, già ci siamo cascati una volta. È in questo tempo, vero, che ristabilirà il regno in Israele? Non avevano ancora capito. E come gli risponde il Signore? E risponde così, non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Loro pensavano, va bene, mi metto nei loro panni, eh? Noi non sappiamo i tempi e le stagioni, ma riceveremo potenza e lo ristabiliremo noi. Questo regno. E infatti cosa fanno? Guardate cosa fanno, subito dopo. Perché il Signore era stato chiaro. Ognuno di voi siederà su ogni trono per giudicare le 12 tribù di Israele. Loro si guardano, siamo 11. Oh, manca uno. Qui non si può ristabilire il regno finché non risiamo 12, già ci fa confondere sto Messia. Mettiamoci in regola. Una avesse a dire che è colpa di questo. Sicché cosa fanno? Il primo obiettivo è quello di tirare a sorte. Per che cosa? Per rimettere i 12, il governo. Siamo ancora a un livello umano. Al versetto 24 del capitolo 1 dice: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero e apostolato.
dal quale Giuda si è sviato per andare al suo luogo. Così tirarono a sorte e la sorte cadde su Mattia ed egli fu aggiunto agli 11 apostoli. Chissà quante preghiere che noi facciamo al Signore che sono completamente fuori linea. Fuori linea. Completamente. Io non entro in merito a una questione che ve l'accenno. Per rigor di logica e per onestà ve la devo dire. Quando noi leggiamo tutti questi popoli, queste parole tipo apostolato, questi sono tutti termini coniati dopo. Tra di loro non parlavano così perché non avrebbero capito niente. L'apostolato vuol dire shaliach, coloro che venivano inviati, va bene, a instaurare, quindi non a dare la buona notizia, ma a dire il regno di Dio, il regno di Israele si è ristabilito e loro sarebbero stati mandati, va bene, a fare questa missione. Ma non è l'apostolo costruito come noi pensiamo, c'è tutta una separazione, anche questo dalla radice, ma questa è un'altra questione, va bene. Allora, per far veloce, perché sennò io posso durare una giornata, all'inizio non avevano capito niente, ma nonostante questo loro ricevono questa potenza straordinaria e da lì cominciano. Cominciano gradualmente, perché finché non arriva la persecuzione in Gerusalemme, loro rimangono tutti lì attanagliati, uno accanto all'altro. Perché? Perché non lo vedono ancora questo regno. E non hanno ancora capito che cosa devono andare a dire, ad annunciare. Che il nostro Messia è morto sulla croce. Che cosa dobbiamo dire? Ancora non capiscono, fino a che non arrivano proprio le persecuzioni. E allora sono costretti dall'amore di Dio, pensate che amore, ad uscire fuori. E nell'esperienza che fanno del Messia risorto, in mezzo a loro, perché sta scritto: io edifico la mia chiesa e le porte dell'Hades non prevarranno su di essa, questa testimonianza prende vita, sorge, e continuando ad investigare le scritture, loro vanno col Katzei a Arez per tutti gli angoli della terra. Ma guardate che succede a Gerusalemme. A Gerusalemme arriva il generale Tito nel 70 d.C. e distrugge, va bene, il Tempio. Distrugge il Tempio, quindi di batosta in batosta. Loro però continuano a vedere la loro testimonianza vivente. La loro testimonianza viene confermata da questi fatti, perché loro vedono il Messia in mezzo a loro che vive. Lo vedono con segni e prodigi, vedono delle cose così eclatanti che li conferma in quello che è successo. È lui il Messia di Israele. E intanto il Tempio viene distrutto. È lui il Messia di Israele. Nel 135, guardate cosa succede. Un'altra, 132-135, un'altra devastazione. L'imperatore Adriano torna a Gerusalemme e questa volta la pietà nemmeno un briciolo. Non solo il Tempio era già distrutto, ma distrugge Gerusalemme, caccia via tutti gli ebrei e dichiara quella la capitale di Roma in terra di Israele. Poco prima che accadesse questa devastazione c'era un rabbino, quindi un leader religioso conosciutissimo, Rabbi Akiva, che aveva dato una direzione. C'è il generale Bar Kokhba, lui è il nostro Salvatore, lui è il Messia. E in questi tre anni, dal 132 al 135, il popolo di Israele sperimenta la prima grossa frazione, la prima grossa scissione tra gli ebrei che avevano riconosciuto il Messia Yeshua
e quelli che non lo avevano riconosciuto. Perché il leader spirituale aveva dato una direzione. Ascoltate tutto quello che Bar Kokhba, figlio della stella, vi dirà. E compattatevi attorno a lui. Lui è il nostro liberatore. Davanti a questa direzione, i nostri confratelli messianici non poterono aderire. Dissero no. E furono accusati di tradimento. E ci fu la prima scissione, grossa scissione, tra il popolo stesso, perché tutto poteva essere accettato, ma che voi non venite a lottare insieme a noi per cacciare via i romani, questa è troppo. Quindi loro sono dei traditori. Quindi dalla parte esterna venne l'accusa, la parte esterna intendo dire ebrei che ancora non avevano creduto, fu l'accusa, loro sono dei traditori, sono dei traditori. Dall'altra parte loro, pur subendo questa umiliazione, che per loro fu un'umiliazione, loro sapevano in chi avevano creduto e non potevano rinnegarlo. Allora succede questo. Come succede a noi? Come è successo a me quando ho ricevuto la rivelazione del mio Salvatore, del mio Signore e Salvatore Yeshua? In casa è nata una separazione. Mio zio, perché sono orfana di madre e di padre, quindi non conosce, mio zio non mi riconosceva più. Ma vieni alla messa con noi, o non è la... Io non posso più, non posso più venire, non mi riconosco. Ma come? Ma che vuol dire sta cosa? No. E in casa si è creata una separazione. Così è successo là. La separazione, l'accusa di tradimento e contemporaneamente loro che non potevano più fare parte di certe cose perché avevano la certezza di avere ricevuto una rivelazione divina, che Yeshua era il Messia di Israele. E allora in questa consapevolezza, quando scrivono certe lettere e anche il Nuovo Testamento, esce fuori quello che è la cosa più ovvia, più normale. Questo senso di vero Israele che loro giustamente avevano, questa consapevolezza di essere i veri detentori della rivelazione divina, perché giustamente era, li porta anche nel Vangelo stesso. Noi sentiamo delle volte questa cosa che un po' ci, come una tensione tra questa sinagoga di Satana, i veri giudei. Che cosa vuol dire? Beh, rapportiamola al nostro quotidiano. Quando noi in casa diciamo, i veri italiani, i veri credenti siamo noi, gli altri sono dei religiosi. Così accadde all'inizio. Sono chiara? Così accadde. Quindi anche all'interno di questi testi traspare la coscienza piena di avere ricevuto una rivelazione all'interno del popolo che li mette all'interno del popolo stesso in contrapposizione con gli altri che pur essendo dello stesso popolo non hanno ricevuto questa rivelazione. Però è un fattore interno. Sono tutti giudei, sono gran parte giudei, cominciano a entrare alcuni gentili. Poi cosa succede? Mano a mano che la testimonianza cresce, a partire dalle comunità primitive che sono tutte su radice giudaica, ecco che c'è una massa di gentili sempre più grande, sempre maggiore, che entra. Paolo aveva detto, il mistero di Israele, non voglio che ignorate questo mistero. Perché è un mistero? Loro, Israele, che secondo la ragione umana avrebbe dovuto essere la nazione che subito avrebbe dovuto riconoscere, a un certo punto succede che invece entrano i gentili,
rispondono meglio rispetto a loro. È un mistero, poi lo spiegherà, ma è un mistero. Cioè non si può spiegare, non lo dobbiamo spiegare, è un mistero di Dio, perché Dio ha in mente la salvezza dell'umanità, non solo la salvezza di Israele. E quindi vuole, entriamo noi in gran massa. E in questi primi secoli, io lo tratto dal punto di vista proprio storico, sociale, proprio per capire quello che è successo, con questo afflusso enorme di massa, di gentili che entra nel corpo del Messia, quella ebraica comincia a essere invece sempre più una minoranza, fino a quando la minoranza non c'è più. Sono tutti gentili e leggono questi testi senza nessun ebreo dietro accanto che gli dica come vanno letti. Li leggono da soli. Li leggono da soli. E è una fase in cui, così come i discepoli non avevano capito niente, anche noi nei primi secoli avevamo capito poco. E in questa fase di poca comprensione o di comprensione limitata, i cristiani, quindi quando dico cristiani intendo quelli che hanno ricevuto la rivelazione non essendo di radice ebraica, i cristiani, va bene, hanno bisogno di darsi un'identità maggiore. Chi siamo noi? Cioè il cristianesimo è in una fase in cui si dà identità, deve darsi un'identità. In questa fase di proprio appropriazione di identità, l'identità viene data non in rapporto alla radice, ma contro la radice. Cioè i cristiani, per creare l'identità propria, un po' come i nostri figli nella fase adolescenziale, che c'è quella fase in cui per darsi identità hanno bisogno di contrapporsi. Per cui le cose che diciamo io e Enzo sono banali, di poco valore. Arriva un tizio dall'esterno e gli dice la stessa cosa e vengono a insegnarci a noi quello che è da 16 anni che cerchiamo di dirgli. Si chiama adolescenza. È accaduto questo, che in quella fase abbiamo avuto bisogno di darci un'identità e ce la siamo data contro i padri della nostra fede. Tutto quello che loro facevano era sbagliato. Arriviamo noi, va bene, e capiamo di più. Siamo noi che abbiamo capito di più e c'è tutta la nascita del cristianesimo come religione. Per cui tutta la teologia della sostituzione, di cui siamo tutti figli, tutti, a partire da me, siamo tutti figli della teologia della sostituzione. Questa teologia della sostituzione comincia a devastare in maniera irreparabile che cosa? Le radici della nostra fede. Per cui abbiamo fatto un po' così, fate conto, questo è l'albero piantato d'ulivo, le radici, queste sono il ramo gentile, innestato. Abbiamo avuto bisogno di far così, ci siamo staccati da questo albero, ci siamo piantati da noi stessi nello stesso terreno, siamo stati grandemente benedetti, perché io sono stata grandemente benedetta in Cristo Gesù, nonostante tutto, veramente, grandemente benedetti, però arranchiamo. T'ha voglia a dire che in Bolivia ci sono delle novità, che in Giamaica, che in Corea, arranchiamo. Il Vangelo ha perso potenza, perché ha perso la radice. La preghiera per la pace di Gerusalemme è un'ennesima meravigliosa opportunità che il Signore dà alla Chiesa dei Gentili per riconoscere che non siamo noi che portiamo la radice, che non siamo noi che portiamo Israele,
che non siamo noi che abbiamo capito tutto, ma che noi siamo parte di un progetto molto più antico, che è partito più di 3.000, 4.000 anni fa, è Dio stesso che l'ha iniziato, e che questo progetto, per come è scritto, a partire dalle sacre scritture che Paolo dice, verrà adempiuto. A partire dalle sacre scritture verrà adempiuto. E siccome la misericordia trionfa sul giudizio, soffia un vento di restaurazione e di ravvedimento su tutte le chiese, da est a ovest, a nord a sud, in tutto il mondo si risvegliano testimonianze strane. Qualche chiesa fa la capanna, il mercoledì prossimo comincia la festa delle capanne. Qualcuno lo fa in casa propria, la capanna. Un pochino ci si vergogna. Io sono certa che tempo, qualche anno, e vedremo delle cose così meravigliose. Vedremo chiese e chiese che fanno festa delle capanne, vedremo chiese e chiese che ripristineranno delle cose, il velo ci si comincerà a togliere, il velo si toglierà. Perché? Perché lo dice il Signore, non perché lo dico io. E nella restaurazione di tutte le cose, anche Israele diventa l'anello teologico mancante di tutta la teologia cristiana. Di tutta la teologia cristiana, voglio sapere l'anello mancante qual è? Siamo tutti bravissimi in omiletica, storia, israeleologia, la radice che ti porta, non siate arroganti. E l'antidoto all'arroganza, alla presunzione e alla superbia della Chiesa è proprio questa. Riconoscere la radice che ci porta, ci fa bene a noi. Diamo gloria a Dio e smettiamo di insuperbirci nelle nostre testimonianze, che ci sembrano chissà quale tipo di testimonianza, ma in rapporto a quella che è stata 2000 anni fa, la nostra testimonianza è nulla, è scarsa, priva di forza e di potenza. Vogliamo una testimonianza che sia più potente? Vogliamo una Chiesa che sia più vigorosa? Vogliamo veramente vedere lo spirito che si muove? Io credo questo, che il ripristinare le radici giudaiche della nostra fede sia un tassello fondamentale. E oggi, Signore, con questa preghiera per la pace di Gerusalemme, diamo inizio al nuovo anno, perché l'anno è cominciato 10 giorni fa, ieri era Yom Kippur. La Chiesa gentile si leva in piedi, si alza e dice Sha'alu Shalom Yerushalayim. Preghiamo per la pace di Gerusalemme. La gloria è tutta a Dio. Io avrei così concluso. Mi piacerebbe che vi alzaste. Vieni Romolo, vieni. Chiamiamo i bimbi, poi non è ancora finita perché abbiamo alcune altre cose da fare. Intanto ringraziamo il Signore per questi insegnamenti profondi che ci vengono dati da una persona che ama Israele e una persona che proprio ama Israele per quello che è, un popolo di Dio. E ringraziamo il Signore perché non è scontato di avere insegnamenti del genere. Tante chiese lo vorrebbero avere, noi abbiamo la fortuna, la gioia di poter avere Silvia ogni 4 mesi con noi, ci fa capire ancora di più chi siamo noi in Cristo Gesù, cos'è la nostra radice, e ci fa comprendere che l'amore per Israele è l'amore per Dio. E grazie Signore per questa comunità, sono anni e anni, non eravamo ancora qua, che portiamo avanti il giorno della memoria, una giornata per Israele, insegnamenti su Israele, e siamo stati grandemente benedetti a livello personale e a livello comunitario. Perché vedete, quando noi benediciamo Israele, benediciamo noi stessi e le nostre famiglie. Ed è questo che è importante sapere. Molte volte quando si parla di Israele dicono, perché benedici solo Israele? Quante volte me lo sono sentito dire anche in Africa, dove parai in Kenya di Israele, gli uomini d'affari. Dissero, come mai benedici solo Israele? Ho detto, ma se tu prendi la Bibbia,
non benedico solo Israele, benedico tutte le nazioni della terra, musulmani compresi. Tutti sono benedetti, perché il Signore dice: sono benedette tutte le nazioni, tutte le famiglie, anche la tua famiglia è benedetta, anche la mia famiglia è benedetta. Per cui ringraziamo proprio il Signore. E sono sicuro che le chiese dove si proclama l'amore per Israele, dove l'amore per Israele è visibile, sono benedette grandemente. Sono benedette grandemente. Perché è vero, noi siamo figli di Dio. E Gesù Cristo è l'ebreo tra gli ebrei. E come ho detto prima, ho detto tante volte, possiamo avere tutti i dubbi che vogliamo, possiamo fare quello che vogliamo, ma non possiamo amare ciò che Dio ama. Ricordiamoci che se guardiamo la carta geografica, Israele è un puntino di uno spillo. Da quel puntino dello spillo è l'orologio del mondo. Tutto ciò che succede in Israele fa parte comunque del mondo, perché il mondo dipende da lì, perché lì c'è Gesù Cristo, lì è nato Gesù Cristo e noi sappiamo che Gesù Cristo è colui che regge il mondo. Aspettiamo i bambini un attimo, poi facciamo alcune cose che abbiamo. E poi preghiamo la Padi, poi preghiamo, sì, facciamo una preghiera. Per cui prima chiamiamo i bimbi, poi ci sentiamo liberi di pregare e di proclamare la pace su Gerusalemme. Abbiamo alcuni versetti che vorrei che dicessero alcuni che hanno lingue diverse dalla mia. Silvio lo dirà in ebraico, altri lo diranno in etiope, altri lo diranno in inglese, altri lo diranno in francese, altri lo diranno in bulgaro, perché così proprio tutte le lingue devono sentire che oggi c'è una benedizione per Israele. Tutte le lingue proclameranno che Gesù Cristo è il Signore e proclameranno oggi la pace su Gerusalemme. Shalom, shalom, Gerusalemme.